Allora, siamo all'interno del mio pollaio. Mi sono rimaste tre galline perché nel frattempo una purtroppo è morta 2 settimane fa, non sono riuscito a riprenderla in tempo. Era quella che avevo già salvato 2 anni fa e quest'anno la stessa cosa. Probabilmente gli si è rotto un uovo dentro, aveva un'infezione, insomma, non sono arrivato in tempo con l'antibiotico. Allora ho bisogno di aggiungere nuove galline all'interno di questo pollaio. Le galline nuove non vanno mai messe insieme alle galline vecchie, altrimenti le massacrano, poverine, perché c'è una grossa gerarchia all'interno del pollaio. In mancanza di un gallo che dà delle regole precise, c'è la gallina dominante che detta le regole e guai se le nuove si avvicinano al cibo, all'acqua, insomma le fanno soffrire. Quindi ho diviso, alla buona, con una rete il pollaio, questo ovviamente poi si chiuderà, all'interno qui, che è una zona coperta dalla pioggia, c'è un telo sopra e di lato, quindi è molto riparato anche dal vento con le balle di paglia. Stiamo preparando il ricovero notturno, isolato e coibentato, e avranno acqua e cibo a volontà. Volevo acquistare delle galline da ex allevamento intensivo, ma non sono riuscito a trovarne. Se avete qualche suggerimento, datemelo e vi ringrazio per questo, così eventualmente uno o due le vado a prendere ancora. Nel frattempo prenderemo quelle giovani da allevamento, ovviamente. Prenderò probabilmente 3 livornesi, quelle bianche, che sono le più robuste e le più produttive per le uova. Io faccio solo uova, non mangio carne, quindi sono molto rustiche, sono molto robuste e producono tantissimo. Quindi avranno il loro spazio e staranno divise dal resto della comunità delle galline per 1 o 2 settimane. Si dovranno vedere fra di loro, ma non si dovranno toccare. Siamo giunti al grande giorno finalmente, ecco la sistemazione. Abbiamo l'acqua, appena stato disinfettato con la candeggina, il cibo, abbiamo un ricovero notturno provvisorio ovviamente, e l'abbiamo coibentato con del cartone molto robusto, dentro c'è della paglia. Abbiamo messo un bastone giusto per farle arrampicare. Adesso vediamo se la notte scende ancora sotto i 10 gradi, lo coibenteremo un po' meglio con un telo sopra, insomma, adesso vediamo. Queste sono le galline che sono andato appena a comprare. Purtroppo, come vi dicevo, non ho trovato quelle d'allevamento, ma sono piccole. Oh là là. Ho preso tutte livornesi. E guardate la cresta, sono poco più che pulcini e avranno il tempo qui di crescere con calma, con tranquillità. Speriamo che abbiano la fortuna che meritano. Non mi piace vedere come le allevano, devo essere sincero, anche se è tutto a norma, ma solo una tratta di bestiame. A me non piace vedere una cosa del genere. Comunque, questo è. Allora, ecco, vedete? Loro cominciano ad arrivare, quelle più anziane. Sono incuriosite, ovviamente sono molto curiose. Si vedranno attraverso la rete per qualche giorno, penso un paio di settimane, non di più. Poi piano piano durante il giorno le farò incontrare per un paio di ore alla volta, ci sarò sempre io presente per evitare che si facciano del male. Ce n'è una nascosta, è dietro, è andata dietro il ricovero notturno. Insomma, dai, le tre comari che guardano incuriosite, avranno da vedere tutto il pomeriggio. Sono curiose un bel po', guardate. Ecco qua. Guardate la differenza di grandezza, quella a 2 anni come tutte le altre, e guardate che animale meraviglioso, e quelle sono piccoline. Allora, cibo, finché sono pulcini, gli si dà anche il cibo per pulcini che è molto proteico. Io qui metterò del favino e integrerò un po' la loro dieta. Ho la videocamera con cui potrò controllarle giorno e notte praticamente. Mamma mia, che casino, non è molto contenta, eh. Che spettacolo, ragazzi, io ci vivrei qua dentro per una giornata. Come fuori onda, guardate, è venuta su da sola, le stavo salutando, siamo a fine video. Si è calmata un po'. Molto brava. Ok. Ci sarà guerra. Sono passati circa 10 giorni da quando ho acquistato queste nuove galline, 10-15 giorni, non di più, e le ho aperte solo una volta, le ho liberate, però nel momento in cui le ho liberate, le tre anziane sono andate di là, vedete cosa fanno? Adesso le ho riaperte proprio in questo istante, vanno di là, si appropriano del cibo, dell'acqua. Avevo commesso un errore, non avevo aperto la rete e quindi le tre galline nuove erano bloccate dentro il ricovero notturno. Adesso ho aperto la rete, quindi loro, vedete, sono uscite subito, quindi le anziane sono andate nel posto dove erano le nuove, e le nuove stanno esplorando il posto dove stanno le anziane. Se le anziane sono occupate a beccare, a esplorare, le nuove possono, vedete, prendere confidenza col cibo. È la prima volta che loro beccano qui, dove c'è il cibo, quello
che è per tutti. Adesso arriva l'altra, è la più timida. Stanno cominciando a crescere, crescono abbastanza bene, la cresta sta aumentando di volume, non hanno più paura della mia voce, prima scappavano terrorizzate, adesso vedete, io sono proprio a un metro da loro, parlo e loro mangiano. Non hanno ancora scoperto l'acqua delle galline anziane, però finché quelle sono occupate a esplorare un territorio che gli è stato precluso per una decina di giorni, queste possono mangiare tranquille. Ecco qui. Sono qui presente durante questa convivenza, starò qui nell'orto nelle prossime 3 ore e vedrò se ci sono problemi, ovviamente le separo, altrimenti lascio tutto così com'è e farò in modo che possano cominciare a vivere insieme, tanto le nuove andranno a dormire là dentro dove sono abituate e le vecchie dormiranno qua alla mia sinistra. Bene, è tutto per questo video, l'ho terminato così in presa diretta, spero che l'audio si senta bene, volevo solo farvi vedere che con 10-15 giorni di separazione, ecco, vedete, a un certo punto va tutto bene, non ci sono stati feriti ed è un buon metodo per aggiungere nuove galline al pollaio. Bene, è tutto, lasciate un like se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.